detto tu? Che hai detto pasticciotto? Cosa vuoi? Ah, ecco perché tu... bravo, bravo. Questa è la carica giusta perché tra poco si stanno per esibire qui sul palco di Baia Domizia per la VM Group, la vostra scuola. Quindi voglio carica a mille. Siamo pronti per presentare il primo show, scusate, mi è scappato il ponte. Ecco cosa succede in una caserma militare in America. Godetevi lo show! Stai tranquillo, qua siamo solo io, te e il signore. Quale signore? Come vuole signore?
Quale signora? Il signore, Gesù. Ah, oh, Gesù, ma... Perché sei così in ansia? No, è perché è una cosa veramente... un po'... Non so come spiegarglielo, io... Dai, stai tranquillo. Non so come sia... Non so manco come sia successo tutto ciò, sinceramente. Dai, inizia a parlare. Bene, glielo spiego, non so. Niente, stavo nella mia camera, mi stavo trastullando. Eh? All'improvviso arriva... un messaggio dalla mia amorosa e niente, mi ha invitato a casa sua. Che c'è di male? Fin qui tutto bene, in effetti. Sono entrato, ci siamo visti un film, ci siamo presi dei popcorn e niente. E a un certo punto mi ha detto di entrare in camera sua. In camera sua? In camera a sua. Fare? A fare. A fare? A fare. A fare? Niente. Io guardavo lei, lei guardava me, io guardavo lei, lei guardava me, io guardavo lei, lei guardava me. Si sono spente le luci, il momento era propizio e gliel'ho buttato. Gliel'hai buttato? Gliel'ho buttato. Ma sai che è peccato prima del matrimonio? Lo so che è peccato, lo so. E allora come ti è venuto in mente di farlo? Non lo so, non lo so. Va bene, stai tranquillo. Non c'è nessuna cosa che il Signore non possa perdonare. No, Don Patrini, veramente non è finita qui. E che c'è altro? Che c'è altro? Bussano alla porta. E chi era? La mamma. La mamma? Sì, la mamma. E che voleva? Si è arrabbiata? No. No? No, che non si era arrabbiata. E che ha fatto? Io guardavo lei. Lei guardava me, io guardavo lei, lei guardava me, io guardavo lei. Ci sono spente le luci, il momento era propizio e gliel'ho buttato. Pure alla mamma? Sì, pure alla mamma. Ma che ti è venuto in mente? Lo so, compagino, lo so. Dimmi che stai scherzando, per favore. No, non stavo scherzando. Non me lo sarei mai aspettato da Andreuccio, so. Neanche lontanamente, lo sai? Non so. Perché? Ti confesso lo stesso però, stai tranquillo. No, no. Perché no? Bussano di nuovo alla porta. Di nuovo? Sì. E chi era? La nonna. La nonna. La nonna. E che voleva la nonna? Che voleva? Cosa voleva? Cosa voleva? Niente. Eh? Io guardavo lei, lei guardava me, io guardavo lei, lei guardava me. Mi sono spente le luci, il momento era propizio e gliel'ho buttato. Alla nonna! Alla figlia, alla mamma, alla nonna, tutta la famiglia, vai! E poi mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto. Che schifo. Mamma, saresti quanto era bella senza dentiera. Io non so se tu stai capendo la gravità della tua situazione. No, non lo sto capendo, sono confuso. E dovresti capirlo, perché non è una cosa da niente. Non lo so, mi dispiace. Non so che dire, però ti confesso, perché so che in fondo sei un bravo ragazzo. Non dico niente, perché non è finita qui. Non ancora. E chi c'è? Bussano alla porta. E chi era? Il padre. Il padre? Sì. E t'ha menato? No. E l'ho buttato. E l'hai buttato? Sì. Al padre? Sai com'è? Io guardavo lui, io guardavo me, io guardavo lui, io guardavo me. Se sospetta lui, c'è il momento era propizio e gliel'ho buttato. Ma che schifo! C'è al padre! Lo so. Ma non ti vergogni? No. Cioè davvero non hai un po' di vergogna dentro di te? No. Per confessare te io non potrò confessare più nessuno per almeno 2 mesi. Non lo so. Basta. Basta, finiamolo qua. Ti confesso e ora vai. No. Cosa no? No. Cosa? Mentre si stava facendo tutto primo movimentato. Sento una brezza sulla gamba. E che cos'era? Il cane. Il cane? E che hai fatto col cane? Uffa a me, uffa a lui, uffa a me, uffa a lui. Aspetta lui, ci fa mettere la provizia e gliel'ho buttato. Ma che schifo! Esci subito dalla mia chiesa! Padre. Padrì! Idiota, sto qua! Che sta qua? Si sono spente le luci, il momento era propizio e tu vuoi fare il servizio a Don Patrizio. Oh, finalmente, è il mio cane preferito. Ehi, hey, ciao Gaia, ciao, come va? Figlio, tutto bene? Grande, grande. Ehi, hey, grazie, tutto bene? Grazie. Ah, finalmente, nessuno che rompe le scatole. E nessuno che scrocca finalmente. Ah, sì. Ehi, Andrea, ciao, sì. Buonasera, tutto a posto? Tutto bene. Mi sto sedendo qui a fianco a te, sai? Prego, dai. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto
ma ci vogliamo prendere qualcosa da bere, almeno intratteniamo il tempo. Cameriere? Oh no, di nuovo no. Buonasera. Oh, allora. Cosa si va? Prendiamo 4 birre. 4? Dai, 4 birre. 4. Come? 4 birre. Io? 4 birre. 4. 2 birre. 4 birre. Va bene. A dopo. Penso non abbia capito proprio niente. Certa gente, se non parli come loro, non ti comprendono. Sono proprio scemi. Ma pensa che prima c'era uno ancora peggio. Ah sì? Sì, ero proprio malato dentro. C'era uno... Pensa a suo figlio, all'anagrafe. Piero. Ma è una cosa assurda. Sì, infatti. Bene, ma parliamo un po'. Ti va tutto bene? In famiglia, tutto a posto? Sì, tutto bene. Mia moglie mi ha lasciato. E mio figlio è scappato di casa. Parliamo l'altro, dai, il lavoro ti andrà bene, Sofia, sei intelligente tu. No. Che succede? Niente, è una continua pressione. Tutti succedono sul collo, scaccio, e basta, io ce la faccio più. Proprio uno schiacciamento. Direi che anche a me comunque va male il lavoro, guadagno poco, spesso quando vado a cena paga la mia ragazza, è davvero un problemone. Infatti ho problemi finanziari, non riesco a reggere tutto ciò. Oh, dannazione, ma quello è Nicolas, gli devo 5.000 euro a quello. Che cosa? Mi devi nascondere, no. C'è un telo, prendilo. Ma che cosa? Signore, scenda! Ciao! Ehi, Nicolas! Hai visto quel caso Giuseppe? Giuseppe? No, non l'ho visto. Ma dai, siediti, io prego. Fermo. Ci vediamo qualcosa da bere? Certo, dai. Cameriere! Prego. Prego. Va lei? Sì, esatto, proprio a me. Il bambino, sì, ci smettete uno qua. Ciao. Che avevi già ordinato? Sì, oggi volevo valutare un po' il compito. Onda energetica! Stai bene? No, cioè sì, non lo so, veramente... un po' il lavoro, sai com'è? Scusa, scaccio, e poi pazzisco, naturalmente. Sì, gratta, proprio lì, gratta. Sì. Lepu, tutti insieme! Lepu. No. No, le mani no, dai! Vabbè, dai, tanto alla fine non vedevo bene anche gli occhiali. Sì. Ti sei impazzito? No. Ma alla fine perché ti doveva 5.000 euro? Beh, sai com'è, se giochi a poker, perdi. Capisco. Una volta io ho perso ben 10 euro. Sono scomparso dalla città per 5 giorni. Brutta storia. Eccellente. Ora le mie nocche sono pronte per grattare. Sì, proprio lì. Vabbè, poi alla fine di tutto non è che mi interessa più di tanto dei soldi. Perché scusa, cioè dai, sono 5.000 euro, cioè. 5.000 euro. Dopotutto mi sono fatto sua moglie. Cosa? Tu! Cornuto! Frutta! Come ci permetti? Ci conosciamo dalla vita. Dopodiché ti sei fatto pure tua moglie. Cosa?
Dopo tutto ti sei fatto pure due suoni. No, 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 ma ragazzi, non fa niente, oltretutto io sono diverso. Va bene, eh? Va bene, c'ho anche il colore del pentanzino fluo.
Tolgo tutto. E non li vuoi togliere? Guardi. Oh, le scarpe. Torna qui. Signor Conte, va freddo. No, no, no. Sì, sì, sì. Non fa freddo. Ti prego, signor Conte. Io sto bello caldo. E tu, io freddo, ti prego. Leva i pantaloni. Leva i pantaloni, è inutile che mi guardi così, idiota. I pantaloni no. Levali. Non posso. Subito. Signor Conte, non posso. Subito, leva i pantaloni. Signor Conte, non posso proprio. Mi devi obbedire, togliti i pantaloni. E se non lo faccio? Ti risucchio il sangue. Vabbè, no, se mi risucchi il sangue, mi levo pure i pantaloni. Che cazzo sta facendo? Guardate. Non è finito però. No, signor Conte, l'ho lasciato tutto, adesso me ne sto andato. Torna qui. Togli le mutande. Ma che cazzo dici? No. Le mutande no. Togli subito le mutande. Le mutande no, signor Conte. Togli. No, no. Le? Le ho dato tutto. Mutande. Le ho dato tutto quello che avevo. Signor. Non quelle. Ti prego, le mutande no. Togli le mutande. Per favore. No. Ti prego. Subito. Se non lo faccio, che mi fai? Ti risucchia il sangue. Signor Conte, mi prego, le mutande no. Tu non le mutande. Le mutande. No, signor Conte, le mutande no. Io non sono omosessuale. E davvero pensavi che fossi il Conte Dracula? Sciocchino! Sportiva. Questa sera, ricordo, si è disputata la partita tra Juve e Milan, valevole per i quarti di finale di Coppa. Manderei subito a commentare. Se la regia è pronta, le fasi più salienti della partita. Via con le immagini. Ora proviamo a vedere la stessa immagine al rallentatore. Stop. Andiamo per dietro con le immagini. Stop. Avanti. Stop. Indietro. Stop. Avanti. Stop, indietro, stop, avanti, stop, indietro, stop, avanti, stop, indietro, stop, avanti, stop, indietro. Vediamo che l'azione della Juve è abbastanza martellante, ma sicuramente non c'è fallo. E veniamo alla prossima azione. Stop, non riusciamo a capire bene quello che è successo. Se la regia potesse tornare indietro con le immagini e mandarle al rallentatore. E via con le immagini. Stop. Vediamo la fatica sul volto del giocatore brasiliano. Ma torniamo un po' indietro con le immagini. Stop. Avanti. Stop. Indietro. 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 E vediamo che i giocatori milanisti reclamano una punizione inesistente, in quanto si vede che il giocatore italiano è entrato nettamente sulla palla. Il fallo quindi non c'è. Ed arriviamo all'ultima azione di questa partita, alla fase clou del gioco che ha fatto discutere tantissimo sulla partita. Pregherei la regia di mandare le immagini. Stop! Anche in questa fase di gioco non si riesce bene a capire quello che è successo. Torniamo indietro con le immagini. Vediamo adesso l'azione al rallentatore. Pensi Veneto ed ecco apparire davanti agli occhi l'immagine dell'arena del ruolo. Amore, passione. Stanza, cuore di la stente che trema.
tempo da uno dei lavori più importanti di Giuliano Pepalini. Signore e signori, ecco a voi Verona. Come fuori, non si è
e peggiori, né migliori. Ehi, ma che stasera siete qua, forse per fatalità. Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato vero. Quasi. Bello lui. In a casi confus di casa. Noi facciamo la parte di quelli cattivi cattivi. Quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Ogni giorno verrà annunciata la classifica generale da quell'altoparlante. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartellone con su scritto asino dietro qua. Heiz, Schwei, Fai. In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono uno, chi vuole vedere la mamma. Due, chi si mette a piangere. Tre, chi ha fame e vuole la merendina. Scordatelo. In casi is falsi caso. Ah, è molto semplice perdere punti per la fame. Io stesso ieri ne ho persi 40 perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Ne casse fritte. Dal bivocchio. Ne casse disse. Lui di fragole. Ne casse fritte, casse fasi, lo fiss. Ah, scordatemi le calecca, non ve li danno. Ce li mangiamo noi. Ne casse fritte. Ieri ne ho mangiati 20. Ne casse fritte. Mal di pancia. Cussata fritte. Però erano buoni. Ne hardes. Lascia fare. Quest'altro fastidio, casa fritte. Ora vado di fretta, scusate, ma sto giocando al nascondino. Ora vado, se no mi fanno danno. Gennaro.
omaggio ad una delle città che rappresenta meglio l'arte, la musica, il grande cuore degli italiani. Signore e signori, Napoli. Sua, le parole s'ha visto.
bene, sei stato bravo, bravo. Io sono Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, lo so. Che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' vergogno, in quanto calciatore non voglio giudicare, i nostri errori sanno o hanno futuro. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo non so. Se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Scusi presidente, movimento il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da tutto il giorno nacque questa democrazia, per farne movimenti ci vuole fantasia. Per fortuna purtroppo lo so, questo bel paese pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo centrale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' scasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione possibile in Parlamento, c'è una incandescente che scaccano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo non so. Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo lì. A parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaventi e fratellini. Allora quindi cazzo sono pieno di levanto, mi sbatto sulla pace, così che nascerò. Questo bel paese forse poco saggio ha del confuso, ma se fosse nato in altri luoghi poteva andare peggio. Mi scusi presidente, ormai ne avete tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un bambino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se vi do Italia Italia, c'è solo alle partite un po' per non morire, o forse un po' per cinghia, abbiamo fatto Roma, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
percorso. Un grande applauso ai ragazzi di Scuolanimiamo. Complimenti, bravi, bravi, bravi. Fate passare anche gli altri, venite, venite avanti perché state là dietro. Mettetevi, venite, venite. Vieni avanti anche te, vieni anche te, che c'è posto. Allora l'applauso non l'ho sentito forte, vorrei anche i professori. E ci tengo a presentarvi i tutor di questi ragazzi, che hanno fatto un lavoro eccezionale, per tutti voi era la prima volta e siete saliti su un palcoscenico che avete fatto qualcosa del genere. Il merito è tutto loro. Di chi? Della nostra responsabile balli. Un grande applauso per Clarissa Costantino. Big man, applauso per Totò. La nostra costumista Angela. Ormai definirlo il bello del gruppo non serve a nulla perché ormai lo sapete tutti. Questa settimana non ce n'è stata per nessuno e perché ha lasciato il cuore altrove. Applauso per Carlo. Il settore audio, il nostro mitico Rocco Ragusa. Il suo aiuto tecnico. Applauso per Alessandro. E poi infine, non per ultimo, ma come dicevo già l'altra sera, un grande ritorno, una grande promessa, un grande Fabio Ianibelli. Vorrei per colui che ha permesso a tutti voi di essere qui questa settimana, al nostro responsabile d'agenzia Gabriele Valenti. Allora, se mi date un gelato faccio dire il nome a ognuno di voi. Alessandro, mi passi un gelato alla fragola se possibile. Iniziamo da piccolina, è emozionatissima, io la guardavo da dietro, era tutto così, non, è andato tutto bene, non piangere, piacere del tramonto. Tu ti chiami? Nunzia. Miriam. Come? Miriam. Andrea. Lorenzo. Francesco. Aurora. Ivan. Diego. L'applauso. Lena. Francesco. Claudia. Francesco. Francesco. Hai dato scopa. Giorgio. Sei scomodo in questa posizione. Gianluigi. Sara. Poi quello che pensi. Sara. Va vai. Gabriela. Alessandro. Alberto. Esmeralda. Esmeralda. Nicolas. Jennifer. Riccardo. Gaia. Gaia. Andrea. Grande Andrea. Grazie ragazzi, siete stati formidabili, ve lo dico con il cuore in mano. Questi corsi di formazione ed è veramente un piacere ogni volta vedere l'entusiasmo che mettete in quello che noi vi proponiamo di fare. Spero che per voi sia stata una bella esperienza, credo che anche per i professori credo che sia stata una bella esperienza. Siete stati bene? E da rifare, che dite? Sì. Sì, ma chi vuole più vedere? Basta, danni ne avete fatti già abbastanza. No, scherzavo. Allora, ancora un applauso per loro, potete scendere tranquillamente, prendete posto.